Morto di figa scopa, eh? Paradossalmente il morto di figa scopa, scopa molto, ma lo siamo stati tutti, perché poi intendiamoci, non è che nessun uomo può dire io non sono, non lo sei adesso, ma lo siamo stati tutti, perché tu a 20 anni non puoi dire che tu non sei morto di figa. Cioè l'ormone a 1000, tu pensi solo a quello, ti inventi qualsiasi cosa, poi c'è chi è più bravo, chi è meno bravo. Chi ci riesce, quindi lo siamo stati tutti. Il problema è che quando lo sei dopo i 40 è grave, dopo i 50 sei da ricovero. Dopo i 60 sei spacciato, nel senso non sei senza recupero, neanche in comunità te possono portare. Eppure ci sono donne che ci si sono sposate. Ci si può fare coppia con morto di figa, perché quello quando la trova, poi magari un pochino la voglia gli passa, rimane sempre, il germe un po' rimane sempre a quelli che, però magari gli passa, però c'è anche il rischio che quando poi si annoia, quando gliene passa un'altra davanti e è ancora arzillo, quello prende e va e te saluto. Cioè, soltanto con il morto di figa ti puoi permettere come donna di l'indifferenza, di arrivare tardi a un appuntamento, di non rispondere, rispondi il giorno dopo, di non chiamare, di non mostrare interesse. Queste sono cose che con il morto di figa ti puoi permettere, perché lui tanto c'ha in mente una cosa, che è quella, e quindi lui tornerà sotto il giorno dopo senza problemi. E non molla la presa fino a quando non raggiunge l'obiettivo. Un uomo con un po' di dignità e un po' di amor proprio, con una donna del genere, ma non esiste. Ma non esiste. Il mondo è tuo, è pieno di morti di figa. Te li prendi, te li spupazzi, paghi quando c'è da pagare, perché il morto di figa, quando poi la patata non odora più, non ha più quel profumino che aveva all'inizio, si è un po' invecchiatina, o semplicemente si sono annoiati, il morto di figa, ti saluta. Ciao, gore.